Buongiorno a Mario Adinolfi, il nostro prossimo ospite di oggi. Ben ritrovato, Adinolfi. Buongiorno, Adinolfi. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Adinolfi sta ancora rosicando per la partita di ieri? Moltissimo. Ma non me volete far così? Cioè, dopo Madrid pure Torino? No, è troppo, veramente. Non ce la faccio. La rovesciata di Ronaldo a 2,48 m. Il rigore di questo, la data toccata di Koulibaly. Noi juventini non siamo abituati, mica difendiamo Lazio, insomma, cioè siamo una cosa un po' più, no? Cioè. Siete abituati a vincere, quindi... Sì, no, dominare, direi. Insomma, dominare. La parola giusta è dominare. Il dolore, la fatica, l'ultimo minuto, non è roba juventina, insomma. No. Non mi piace scrivere questa pagina. Un'epopea al contrario, insomma. Vabbè, alla fine saranno grandi imprese e vinceremo noi, ecco, questo tra l'altro. Invece... Ricorderanno le grandi imprese, ma vinceremo noi. Che dice del contratto del Movimento 5 Stelle? Ma puttanate, insomma, la definirei così. Non c'è poco da... Ragazzi, sono le elezioni in Molise, hanno cambiato qualcosa, non so se, vabbè, voi non seguite la politica, però il risultato ha che hanno cambiato? Una sua rilevanza. Non lo so, la lista del 5 Stelle passa dal 44 al 31, non è proprio del tutto irrilevante. Il centrodestra candida un commercialista sconosciuto, tra l'altro noi sostenevamo Donato Toma, quindi lo tratterò con i guanti bianchi, e prende il 44. Il PD tracolla. Pianta all'8, cioè, ora facendo immediatamente la sottolineatura del fatto che noi abbiamo scavalcato Casa Pound nel derby dei piccoli, insomma, e questo mi riempie d'orgoglio e mi fa ringraziare il popolo e la famiglia in Molise. Il dato politico interessante è che è molto difficile, considerando che fra 6 giorni ci sarà la trionfale elezione di Fedriga in Friuli Venezia Giulia, immaginare che in questo quadro Di Maio possa pretendere la premiership. Mi pare totalmente irrealizzabile a oggi lo scenario che si aprirà con la innesima inutile mandato esplorativo a uno del 5 Stelle, che poi è Roberto Fico, che deve esplorare, insomma, è la veramente o tempora o mores, insomma, è una situazione tragica. Io credo che potrebbe essere sensato far provare Salvini adesso, dopo questo quadro, perché tra l'altro in Friuli si travince Fedriga, che è un leghista, e la Lega andrà in maniera davvero incredibile, a quel punto governerà con i propri esponenti Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, era una condizione di preminenza nella coalizione che ha preso più voti. Io credo che oggi, col risultato molisano, sparisce la leadership di Di Maio. Lo dico con grande franchezza, è una giornata che assume i contorni della portata storica, perché cancella la possibilità della leadership del Movimento 5 Stelle. Se non riesci a mantenere un livello di consenso 5-6 settimane dopo, perché hai ballato solo sul tuo nome, questa cosa ha un senso politico. Cioè, tu non passi dal 44 al 31... per caso, passi dal 44 al 31 perché le persone pensano che votando te votano una dimensione sterile politicamente. E come andrà a finire quindi, invece, secondo lei? Cioè, verrà data una... Ma Salvini si è autoproposto, no? Sì. Cioè, io fossi il Presidente della Repubblica terrei conto del voto dei cittadini italiani, perché è vero che il Molise è una realtà piccola, ma lo devi accompagnare a quello che succederà in Friuli, e lo devi accompagnare a una dimensione sistemica in cui la Lega sta diventando, non ho simpatie leghiste, ma sta diventando la forza egemone nel centrodestra. Anche nel Molise, come avrete visto, i due partiti sono ormai affiancati, e sto dicendo Molise, sto dicendo Lega, attenzione, Cioè stiamo parlando di una forza che fino a 3 mesi fa non esisteva in un territorio come quello molisano, e oggi ha gli stessi voti del Partito Democratico e di Forza Italia. Cioè, io penso che la dimensione, quando Salvini si autopropone almeno per il mandato, io credo in questo quadro il Quirinale debba dare conseguenza al dato politico che emerge. Lo ripeto, provo a mettermi con 6 giorni di fuso orario, tanto già si sa cosa accade, e se uno ragiona sull'impatto emotivo che avrà fra 6 giorni, noi purtroppo ormai viviamo senza capire le onde delle cose che accadono, ma proprio fra 6 giorni noi faremo una puntata in cui, anzi voi la farete, in cui direte: oh, no, Fedriga ha preso il 52% da solo, sì, e la Lega al 30%. Avrà un peso sta roba, secondo voi, considerando che lì governava Deborah Serracchiani
che sembra come dire Cleopatra ormai, cioè una cosa dei sei secoli, sei millenni fa. Cioè, ci dobbiamo rendere conto di questo, cioè sta avvenendo qualcosa che la politica non sta registrando, o meglio i palazzi della politica non stanno registrando, e facciamo, io non ci voglio credere, l'incarico esplorativo a Roberto Fico per esplorare la possibilità dell'intesa fra 5 Stelle e PD, col PD che è passato dal 18 all'8 in Molise. Come funziona? Quella se l'è fatta sta domanda, scommetto, stamattina guardando i risultati. Però da una parte siamo una democrazia parlamentare, quindi tutto questo non dovrebbe incidere, a dirla tutta. Benissimo, no? Siamo una democrazia parlamentare, mi spieghi il senso della democrazia parlamentare del mandato esplorativo a Roberto Fico per fare l'alleanza PD 5 Stelle? Me lo dici chi è che ha parlato? Arduini, mannaggia a te. La studi un pochino la composizione del Parlamento. In una situazione parlamentare come quella attuale, l'hai fatta la banale addizione tra il numero dei senatori pentastellati e il numero dei senatori pittini? No, ma sarebbe comunque... In Senato non avrebbero numeri sufficienti. A che serve il mandato esplorativo a Fico per vedere se il 5 Stelle può ragionare col PD? Questi non hanno la maggioranza nel paese. Il PD è un partito, quando passi dal 18 all'8 in 6 settimane, dal 18 all'8, voglio dire, Liberi Uguali ha preso il 3,3 il 4 marzo e il 22 aprile ha preso il 3,2. Ok, più o meno, no? Fratelli d'Italia aveva preso il 4 e rotti, ha preso il 4,5. È un tracollo, indubbiamente è un tracollo. Un messaggio politico c'è o non c'è? Quando tu avevi governato, perché governavi tu in Friuli Venezia Giulia e in Molise, e in tutte e due queste regioni che sono completamente diverse da 10.000 punti di vista, l'unica cosa che le accomuna è che il centrodestra viene letteralmente spazzato via, tu puoi dare un incarico esplorativo per costruire l'alleanza PD 5 Stelle? Io pongo questa domanda all'attenzione dei politologi, o almeno spero che ci sia un piccolo riverbero, una piccola radiolina con Radio Cusano accesa al Quirinale, perché veramente mi sembra incredibile che lo scenario di oggi sia l'incarico esplorativo a Fico. Ma voi siete ancora con la Ternana? Come no? Sì. Come no? Visto che derby ieri. Sì, avete vinto il derby? Sì. Vinceva il Perugia, 2-0, poi grande di monta. 2-0, 3-2, una cosa epica, insomma. Epico. Viva la Ternana, peccato che vai in C, però... No, ancora non hai detto, Agnolfi, non faccia... Le ultime tre partite, 11 gol fatti, 3 vittorie. Bello quando ti risveglia tardi tipo il Benevento, insomma, è una cosa interessante. Segnalate queste chicche di saggezza a chi di dovere. Cambiando argomento. No, un attimo, solo l'ultima. Ma Codelma ce l'avete già avuto? No, ce l'abbiamo dopo, alle 10:30. veramente l'ultima sulla politica, ma quei voti... Deve essere una cosa seria questa trasmissione. Ma è un po' tutto. Se solo voi studiaste un pochino. È un po' tutto, ma noi studiamo. Ma Inolfi, quei voti lì, no, che ha perso il Partito Democratico, sono voti che sono andati a chi? Oppure sono lì in attesa di un ritorno di Matteo Renzi? Sono andati a chi, ragazzi? È incredibile quello che è accaduto. I flussi elettorali molisani sono incredibili. Cioè, c'è stato il collasso del voto al centro-sinistra che governava, e voi sapete che nel sud in particolare governare è un pezzo importante di capacità di gestione anche di interessi, e sono andati a fine dritti per dritti a destra. Cioè, il flusso elettorale di questa campagna è collasso di 13 punti il 5 Stelle, collasso del PD e voti finiti dritti a destra, che si arriva al 44% partendo dallo scarso 35%. Allora, questo è un flusso importante, interessante, che ti indica qual è la prospettiva da vedere, se non ci si vuole concentrare sul fatto che il Popolo della Famiglia ha superato Casa Pound, che ripeto, e diventa così l'ottava forza politica del paese. Tra un po' andate in Coppa, in Europa League. Tra 20 anni sarà la prima. Tra 20 anni sarà la prima. Noi giochiamo per l'Europa League. Senta, cambiando argomento. Questo fondamentale elemento, diciamo, guardate che oggi è successo qualcosa di grosso che secondo me deve incidere sulla dimensione delle scelte finali. Questione bullismo, Adinolfi. C'è davvero questo allarme sociale o se lo stanno inventando i media? È una roba che c'è sempre stata. Ma ci sono state delle cose che oggettivamente sono fuori dal mondo, poi dopo come al solito i media
si accorge, se passa un video su YouTube poi ne passano 5, poi 10, poi 15. Sì. Il tema dell'autorità, a mio avviso, è un tema che è molto serio. Io ho continuato a spiegare sulla Croce, sui social, che se tu continui a picconare, a cancellare Dio, a picconare l'autorità paterna, a femminilizzarla, a chiamare al consumo della droga legale, a dire che Maria è la massima salvatore della droga di Pilax, rovinandosi anche la figura materna, e poi devi stare alla lezione di Ivan Karamazov, io l'ho scritto chiarezza. Dostoevsky spiega tutto con nettezza, e Dio non esiste, tutto è permesso. E questi ragazzi, che ovviamente non hanno la minima idea di chi sia Ivan Karamazov, però portano a estrema conseguenza la lezione di Karamazov. È per questo che il PDF invita tra virgolette J-Ax a parlare con i bulli di toscani. Noi abbiamo, io non ho detto, non l'ho invitato a parlare, gli ho detto, se andasse lui a chiedere ai bulli di non bullizzare, vediamo dove lo mandano a stendere, che poi J-Ax c'ha l'età mia, un po' difficile, continua a fare il giovanotto che si fa le canne, insomma, a 47 anni sarebbe intelligente riprendere coscienza di sé e svolgere un percorso in cui il termine autorità non sia una parolaccia, perché se tu costruisci invece una società dove il termine autorità è una parolaccia, l'autorità paterna non deve esistere, l'autorità religiosa non deve esistere, la politica l'hai ormai trascinata per terra e nel fango, e un ragazzo assume la conseguenza di quella lezione. Perché io devo avere rispetto di te che sei sulla cattedra? In nome di cosa? Cos'è che mi vincola a questa dimensione di rispetto? La conseguenza di una società costruita così è la volere l'autodeterminazione? L'autodeterminazione è pure andare col cazzo integrale a dare la capocciata al docente. In nome di cosa non lo deve fare? Questo è il punto di domanda. O ci sono dei principi d'autorità che devono essere riconosciuti e sanciti da tutti, oppure se invece è solo autodeterminazione, l'autodeterminazione vale ovunque. Mm. Anche quella dei ragazzi che mette il casco integrale e non riconosce l'autorità del docente. Guardate, io ho scritto un libro che esce fra qualche giorno, si chiama Storia del terrorismo in Italia. Sì. Ma quelli del 68 che andavano per strada, quelli che poi dopo addirittura si sono messi a sparare, non riconoscendo il termine dell'autorità e non riconoscendo la dignità della persona, perché questa è la conseguenza, perché sono idolatrati? Oggi ci spiegano tutto quanto è bello aver tirato i sassi a Valle Giulia e quel poveraccio deve rimanere bocciato. Invece qual è la differenza? Me la spiegate? Perché se tiravo i sassi a Valle Giulia ero bravo, ero rivoluzionario, volevo cambiare il mondo, e quello invece è un cretino? E Michele Terra gli fa il fondo dicendo, ah, perché tu sei figlio della società subalterna che va all'istituto professionale e non va al liceo. Ma non sarà che aver demolito a partire da quegli anni i principi di autorità ha fatto sì che poi quelli, quando sono diventati genitori, hanno figliato quelli che a quel punto hanno portato alle estreme conseguenze la loro lezione? Dice, il bullismo è figlio del 68, Adinolfi. Sono tutti figli di Michele Serra, amici miei. Quello che non capisce Michele Serra è che sono i figli suoi. Non a caso Michele Serra, quando scrive i fondi, dice questa storia, quelli sono brutti perché... E poi fa gli sdraiati. Ma bravissimo, bravissimo. Hai capito? Vedi, allora sei più svegli di quello che fai. Ha visto. Stupito da questo possiamo chiudere l'intervista. Buon lavoro, Adinolfi. Un abbraccio. Salve. Grazie, Adinolfi.